Festa di Natale per il Basket Forever, associazione sportiva dilettantistica rivolta al sociale, nata in collaborazione con la scuola basket e mini basket. Un'idea tanto lodevole quanto faticosa, messa su da persone amanti della pallacanestro, da giocatori, istruttori, allenatori e dirigenti. Il clima di festa che si è respirato durante la consegna dei doni a questi bambini e a ragazzi è lo stesso di ogni allenamento, fatto non solo per insegnare uno sport ma soprattutto per garantire spazi inclusivi a ciascuno di loro. Sicuramente lavoro tanto, ma quello che a noi fa piacere, che lo facciamo tutti con piacere, voglia di farlo, entusiasmo, perché questi ragazzi sul campo danno energia, danno voglia, sono incredibili. È un'esperienza che auguro di fare a tutti. Io ho fatto professionismo per tanti anni, ma quello che mi stanno dando questi ragazzi in questi 3 anni è veramente di meraviglioso. Vi invito anche a venirci a trovare sul campo durante qualche allenamento e vi accorgerete proprio materialmente cosa vuol dire, che aria si respira. Il messaggio è certamente arrivato se si pensa che questo meraviglioso percorso è iniziato con soli 7 ragazzi fino a coinvolgere le attuali 25 unità, ma il numero è destinato a salire. Credo che l'ingrediente più importante è la passione e l'amore. Noi ci mettiamo il cuore, come ce lo mettono i ragazzi, perché è un dare e avere tra noi e loro. E i risultati si vedono. È uno scambio veramente equo. Diciamo che loro danno molto di più, siamo noi che diamo di meno, ma loro danno molto di più, sono un portento. Dalle persone disabili si può avere molto di più rispetto a quanto noi altri riusciamo a dare a loro, ed è stata una testimonianza questa. Sì, è vero, perché in effetti questi ragazzi, io come mamma lo posso dire, danno moltissimo, ti caricano, devi fare per forza, quindi non puoi abbatterti, perché ci sono loro che ogni giorno chiedono e di conseguenza devi dare. E questa è un'esperienza bellissima, perché è un'integrazione nel vero senso della parola, non è un gruppo di alunni, di ragazzi diversamente abili, è un gruppo di ragazzi che danno insieme a persone normodotate, quindi questo è una spinta anche per loro a proseguire come esperienza e ad apprendere. Quindi non è un gruppo che parte e rimane fermo a se stesso, ma attraverso proprio questa integrazione io vedo, parlo dell'esperienza di mia figlia, è motivata a fare tanto, di più di quello che normalmente potrebbero dare. Il progetto Un canestro da favola senza barriere è rivolto a tutte le società di basket che operano sul territorio nazionale. Capofila è ovviamente il Basket Forever, in collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, sezione Sud Pontino Onlus. Prima società aderente è la Virtus Basket Fondi, che ha potuto toccare con mano il lavoro svolto sul campo dai campioni della Basket Forever. Io vorrei sottolineare il clima di questa sera, che mi è sembrato molto bello. Complimenti all'associazione che cura questa esperienza bellissima di sport per i ragazzi diversamente abili. Ecco, mi piace sottolineare che questa solidarietà che questa nostra città esprime è secondo me l'aspetto più bello della città di Forlì. Siamo noi normodotati che riceviamo molto di più di quello che diamo. I ragazzi lo dimostrano con la loro simpatia, con la loro festa, ma ci fanno sentire gioiosi di poter condividere con loro. E poi veramente un momento di insieme, di integrazione e di inclusione fondamentale. Lo sport con sociale è veramente qualcosa di bellissimo. Una perla di questo evento di questa sera è stata la consegna da parte sua di un defibrillatore. Come mai? Perché parte l'obbligatorietà che ci sarà per l'anno 2017 e poi comunque non c'era e quindi andava acquistato. Quindi, e poi salva le vite. Quindi. Basket Forever, con cui ormai collaboriamo da più di 3 anni, è una società che per i nostri ragazzi sta dando tantissimo, quindi per noi è solo un modo per dire grazie a tutti gli operatori, a tutti i collaboratori di Nicolà Santoro, perché comunque stanno dando tanto ai nostri ragazzi e i nostri ragazzi stanno apprendendo tanto. Assume un valore diverso, sia come spirito di aggregazione, spirito di squadra, come un qualcosa per stare insieme che è qualcosa di diverso da una squadra normale sicuramente. Perché serve a coinvolgerli, a farli sentire normali, si è parlato molto di normalità questa sera, significa proprio coinvolgerli. È
certo, li fa sentire parte integrante di un qualcosa, sicuramente. Io poi non sono psicologo, quindi non ho, diciamo, queste capacità dottrinali, però sicuramente si capisce che è un qualcosa di molto importante per la loro crescita e per la loro maturità.